È nostra compagnia la consigliera comunale di Scelgo Arezzo, Valentina Sileno, un gruppo che nei giorni scorsi ha presentato una interrogazione sulla situazione generale delle telecamere presenti all'interno del comune di Arezzo. Parliamo ovviamente di sicurezza. Valentina. Sì, noi nel Consiglio Comunale del 26 gennaio, quindi quasi due mesi fa, abbiamo presentato un'interrogazione per sapere o comunque conoscere qual è la situazione delle telecamere presenti in città, o quantomeno sapere il numero e la situazione, se sono attive, sono rotte, perché diciamo che un'efficienza del sistema di videosorveglianza dà anche un messaggio di sicurezza nei confronti dei cittadini. Noi sappiamo bene che a livello di regione sono stati stanziati diversi soldi, circa 990.000 euro, per diciamo mettere a regime o comunque ripristinare tutta la videosorveglianza delle città o dei comuni toscani. Hanno aderito circa 46 comuni nella prima tranche, 38 nella seconda, e di Arezzo non v'è traccia. Consideriamo comunque che nel territorio, nella provincia aretina, sono arrivati circa 233.000 euro. Arezzo non ha fatto niente, quindi non ha neanche partecipato a questo bando. Purtroppo ad oggi non abbiamo nessuna risposta sulla situazione delle telecamere e noi continuiamo a sollecitare questa risposta, che per noi è importante. Ecco, i furti stanno avendo un'impennata, c'è il comparto orafo in particolare che è già in allarme da un bel po' di tempo. Circa 5 giorni fa c'è stato questo clamoroso furto a Ponticino, l'ennesimo, insomma ci vorrebbe più sicurezza da chi garantiva sicurezza in campagna elettorale. Sì, questo è stato diciamo un cavallo di battaglia della prima giunta Ghinelli. C'erano comunque delle forze elettorali che facevano perno proprio sulla sicurezza, ma questa situazione non è mai stata incrementata, quindi ad oggi logicamente le ditte orafa chiedono supporto. È stato chiesto più volte l'intervento del comitato di sicurezza, che si è riunito per riuscire a capire come intervenire, e sicuramente un sostegno importante per le indagini sono le telecamere, quindi diciamo che bisogna dare una risposta importante agli orafi o comunque un messaggio di sicurezza alla città.